realtà dove lo stesso amico Corini conosce quasi una sorta di storiografia, o meglio, da una parte del mondo reale, dove la parte vive, nonostante la malattia, ha comunque sempre una grande lucidità mentale, riesce a capire che c'è delle storie, ne soffre. Dall'altra parte c'è la stazione, l'immaginazione, dove anche tutto ciò che c'è la natura, nonostante sia malvagio, ha riservato qualcosa di buono, l'illusione che ti permette di andare avanti, dove l'illusione è che attraverso il ritratto, cioè la rotazione dei ricordi passati, e riesce ad aprire una sorta di situazione di momentaneo piacere. Tutto questo dimostra proprio della questione di infinito. L'infinito, proprio nel composto del 1801, già da quelle parti, è ispirato a un monte d'amore che si chiamava il Suponi dei Canali, proponendo poi composto di 12 versi. Già nel primo versi si vince quando il Pere afferma sempre caso di tutto questo tema fuori, che la sede che da tanta parte dell'ultimo di Guarda Escute, a vedere i miracoli dei grandi spazi, della casa di questo comando, silenzio, profondissimo, che per poco la crisi di finito è quando si sfonda. E tutto ciò che abbiamo proprio per poco è quando si sfonda. E in questi casi vediamo proprio il finito di Guarda, il finito potenziale, dove è questo posso intendere che la propria mente ancora, come una parte di parte dell'anima, dove la sua immaginazione immagina per il suo comando spazio, quei silenzi che sono lontani, ma allora che si spinge con l'immaginazione è proprio la profondissima mente che non riesce, diciamo, a far star sereno.